Buongiorno e benvenuti da Las Vegas. Oggi è un giorno molto importante, il day 2 dell'evento 66, che vede ancora in corsa Italian Poker Team 2018. Alle 14 è ripartito il day 2 dell'evento 66. Il torneo ha ripreso dall'undicesimo livello dopo i 10 giocati ieri e saranno altrettanti, cioè sempre 10, i livelli che si giocheranno oggi. Nell'arco della giornata si celebreranno due importanti traguardi. Il primo sarà quello dello scoppio della bolla, per cui tutti i giocatori andranno in dei money, ITM, e sarà già un traguardo molto importante. Il secondo sarà quello dell'approdo dei superstiti dell'Italian Poker Team al day 3, quindi ancora in corsa per fregiarsi del titolo di campioni del mondo. Diamo ora la linea alla sala stampa per gli aggiornamenti della giornata. Benvenuti alla sala stampa del Rio. Si conclude con tre prestigiosi in the money la corsa dell'Italian Poker Team ai campionati del mondo 2018. A tenere alti i colori azzurri sono stati Vincenzo Vince Bianco, Paolo Fantini e il capitano Giorgio Silvestrin. Il day 2 si apre con ancora 227 rounders in cerca di una giornata da incorniciare e una bolla che sarebbe scoppiata nelle battute iniziali, regalando a 203 di loro la possibilità di mettere a segno una bandierina di prestigio. Così in effetti è stato, visto che dopo poco più di un livello viene annunciato lo scoppio della bolla con tutti e tre i nostri azzurri ben saldi alle loro sedie. E invece al 14° livello che la situazione si sblocca, ai noi, con l'eliminazione praticamente in contemporanea di Giorgio Silvestrin e poco dopo di Paolo Fantini. Per il capitano dell'Italian Poker Team 2018, Giorgio Silvestrin, è la dea bendata a voltargli le spalle. Il suo asso donna domina l'asso jack del rivale, che però vede materializzarsi due ganci sul board, relegando così il padovano in 113° posizione. L'eliminazione di Fantini in 110° piazza arriva sempre per mano di due jack che tengono contro l'asso 10 di Paolo. L'ultima ad arrendersi è Vincenzo Vince Bianco, che alza bandiera bianca al 98° posto, passando in cassa per un premio da $2.896. Il bilancio azzurro dell'Italian Poker Team 2018 è dunque più che positivo se si considera che nella passata spedizione a Stelle e Strisce era stato il solo Alessandro Minasi ad entrare nei premi. Ma andiamo a sentire le prime impressioni di Vince Bianco, miglior rounder dell'Italian Poker Team 2018. Ed ecco, appena uscito dalla sala pagamento, Vincenzo Vince Bianco, uscito 96esimo di un buon torneo. Ottimo torneo, ho giocato molto bene. Beh, dalla faccia mi sembri deluso, invece dovresti, secondo perché me... perché adesso giocavo 55.000, 58.000, T 2004, ho perso con asso capo aperto, c'è cioè un flat, un push di 37.000, ripuscio, dice asso jack, prende il jack. Brutto colpo. Brutto colpo e dopo rimango con corto, due spicci su un push diretto, c'è capadonna con 5-6 bui, gioco, c'è asso open. Niente, quindi però un bel torneo. Un bel torneo, hai giocato bene, sei stato il migliore dell'Italian Poker Team, 96esimo, quindi niente, ti faccio innanzitutto i complimenti da parte di tutti noi dello staff. Grazie. E soprattutto complimenti per i due giorni che ci hai fatto. Grazie. Pensare di poter arrivare più avanti. Comunque, bravo. Ci pensavo anch'io. Grazie. L'avventura dell'Italian Poker Team termina in questo dei due, 3 ITM, ma purtroppo nessuno azzurro al dei 3. È stata comunque una bella avventura. Sì, come tutti gli anni, una bella avventura sia all'interno del Rio, sia al di fuori. Vi rimandiamo ai nostri servizi. E anche per Cosimo e Calvin, una bella avventura, che peraltro per Calvin continuerà. La mia avventura continuerà seguendo il main event delle World Series of Poker fino alla sua conclusione. Sì, sì, assolutamente una bella avventura. Ricordiamo che anche ai tavoli i nostri azzurri sono comportati molto bene, visto che l'anno scorso eravamo riusciti a centrare un solo ITM, invece quest'anno sono stati ben tre, quindi meglio di così direi che non poteva esserci trasferta.
quindi trasferta bella, interessante e volevo dire fortunata, però in realtà sono stati proprio bravi i nostri players. Quindi non ci resta che salutarvi da Las Vegas, darvi l'appuntamento con la nuova ESOP Championship, la nuova stagione 2018-2019 che partirà dal Casino Opera di Nova Gorica dal 30 agosto al 3 settembre prossimo, e ricordarvi che per continuare a seguire le gesta degli azzurri impegnati ai tavoli del World Series of Poker potete continuare a seguirci su Poker Factor TV. Ciao da il mister Maurizio Alghisi, da Calvin Macnic, da Cosimo Barberis e la Fra Marelli. Ciao! Ciao.